Allora, ciao Mario, siamo qui subito dopo insomma, la riunione di giunta che c'è stata della comunità montana sua nel piazzale della Maddalena e la successiva conferenza stampa di Sandro Plano e degli altri componenti presenti alla giunta, dove si è parlato appunto dei danni sulla zona legati all'agricoltura, legati alla viticoltura, legati alle aziende agricole, verso le aziende agricole. Tu sei un coltivatore? Sì, io praticamente ho quei campi che si vedono, uno dei campi è questo che si vede appena qua dietro il ponte, che è l'oggetto principale delle mie contestazioni, in quanto più di un mese fa comunque una schiera di carabinieri ci ha marciato sopra e da lì hanno iniziato proprio a non considerare il fatto che c'era comunque una piantagione di lavanda, quindi da lì ogni giorno abitualmente ci passano sopra avendo distrutto il tutto. E io da un mese che comunque aspetto, sì, vedo che ci sono riunioni tra il presidente Coldiretti e il prefetto Rosì, però a livello di fatti non ho ancora visto niente. Aspetto tu hai che avuto qualcuno... delle comunicazioni ufficiali? No, in merito? Assolutamente nessuno da prefettura, cioè, da questura, no, assolutamente nessuno mi ha mai considerato, contattato. Posso capire che in confronto a tutti i vigneti... Tu hai mandato qualche raccomandata, qualche richiesta? Ho mandato delle email al prefetto direttamente spiegando già alcune mie interrogativi che mi si ponevano, tipo io per fare una fiera devo presentare il DURC che dice che pago tutte le tasse, mentre l'Italcoge che non pagava gli operai ha avuto un appalto, alcuni interrogativi tra i quali chi mi risarcisce della mia lavanda, cosa devo pensare, andare avanti, nessuno mai mi ha contattato. Ma tu teoricamente hai la possibilità di entrare dentro e lavorare, semplicemente sì. Sì, vabbè, avendo ricevuto danni tali. Sempre il solito 30 sì, anni sì, passare sì. Col pass, vabbè, adesso dopo un mese finalmente mi conoscono un po', quindi non ho tutti questi problemi. Però a livello istituzionale, perché comunque alla fine con i carabinieri uno se passa tutti i giorni si starà anche un rapporto a volte anche di discussione aperta, perché non sono tutti così aggressivi e malvagi. Però le istituzioni assolutamente sono inesistenti, non fanno assolutamente nessun approccio né in positivo né in negativo verso noi piccoli produttori. Poi magari altri che hanno la cantina molto più grande sono un po' più considerati, però anche la mia è una piccola realtà inascoltata, diciamo, finora. Poi certo. Spero in e queste futuro. Mail al prefetto hanno visto una risposta? No, ho saputo tramite il presidente Coldiretti che avevano creato scalpore, quindi le avevano lette, ma nessuno mi ha risposto, si è degnato di darmi una risposta. Ho capito. E non hai fatto nessun tipo di altra azione né legale né di raccomandata? No, a questo punto, cioè io... Che cosa pensi di fare? Il fatto che prima abitavo all'estero, ho visto da 3 anni che comunque già la situazione in Italia è difficile per gli imprenditori che cercano di avere nuove idee, nuove prospettive, così adesso le mie azioni future sono il considerare di trasferire tutta la mia attività in Marocco, visto che comunque il regno del Marocco facilita tantissima agricoltura, dando terreni in comodato d'uso, dando tante facilitazioni, quando qua in Italia comunque la prima cosa che ti danno è l'INPS da pagare. Quindi possiamo dire che non è soltanto la perdita economica legata a una singola attività, ma anche la perdita di un imprenditore della zona che comunque sì, a quel che punto... comunque io ho iniziato 2 anni fa da solo nel massimo del silenzio, adesso avrei iniziato a dare lavoro a un laboratorio che mi produceva shampoo, bagnoschiume, creme per il corpo, così, però vedendomi così ostacolato in tutti i modi e poi per di più questo... Senza essere sentito nelle mie problematiche, mi sta proprio spingendo a considerare altre nazioni. Quindi diciamo così che dalla rabbia e dall'indignazione sei passato un po' rassegnazione. Sì, sicuramente, cioè ormai io ho già per dire prenotato un biglietto aereo il 25 ottobre, vado 10 giorni, ho già contattato
a Torino l'ambasciata marocchina. Sto già muovendo in quel senso, perché comunque non questo ci è credo. Particolarmente triste. Sì, oltretutto io dopo 10 anni passati all'estero sono tornato qua con un bagaglio di conoscenze che mi ha fatto vedere quest'area come un'area iperproduttiva. Con delle potenzialità. E quindi tutto l'impegno che ci ho messo, vedendo che comunque da parte di questo sistema intero, senza fare divisioni politiche, certo. Tutto il sistema ti è contro assolutamente, cioè vado ovviamente dove, anziché favorire la cementificazione e la distruzione di queste valli, vado in un posto dove dico: tu vuoi fare questo, salvare il territorio, ti aiutiamo in tutti i modi possibili e immaginabili. E per chi è stato già all'estero capisce che queste sono realtà che esistono. Per chi ha vissuto sempre in Italia uno dice: ma come puoi pensare di andare in Marocco sarà sicuramente più arretrato del... assolutamente, io ho vissuto in Messico, in Chiapas, e non era più arretrato, cioè là ho iniziato a pensare che noi italiani fossimo arretrati. Certo, va bene, ti ringrazio molto. Grazie a voi. Mi spiace per la tua attività. Vabbè. Per quello che conta la nostra solidarietà. Ciao. Grazie, Mario, ciao.